Si avvicina l'autunno, tempo di zucche. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state oggi? Io benissimo, perché ho creato delle cosine carine, carine, carine. Vi piacciono queste zucche? Avanti, indovinate con cosa le ho fatte? No. No. No, e allora se vuoi capire come ho creato queste bellissime, bellissime zucchette decorative, e allora intanto iscriviti e clicca sulla campanella per non perdere i futuri video. E poi vienimi a trovare su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, che sono i miei altri due canali, trovi il link qui giù in info box. Quindi vienimi a cercare su Instagram e su Facebook, Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. Vi ricordo che su Facebook stanno per chiudersi le iscrizioni al meraviglioso corso di disegno di Arte per Te. Venite numerosi ad iscrivervi sulla pagina Facebook, mi raccomando, vi aspetto, le iscrizioni si chiudono il 30 settembre. Mettetevi comodi e andiamo a creare le nostre bellissime zucche. Ed ecco l'occorrente per le nostre zucche di Halloween decorative: della colla vinilica, un paio di forbici, un filo di fil di ferro molto flessibile, quello da giardinieri è il migliore, un filo arancione, dell'ovatta e poi un palloncino arancione per ogni zucca che desideriamo creare. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro palloncino e tagliamone l'imboccatura superiore. Prendo la mia bambagia o il cotone idrofilo, allargo l'imboccatura e comincio a inserire il cotone idrofilo all'interno del palloncino. Farciamo ben bene il nostro palloncino, quindi allarghiamo l'imboccatura e inseriamo la bambagia. Quello che avrete a un certo punto sarà questo, una pallina tutta bitorzoluta. Allora, per darle la forma giusta, mettiamola sul piano da lavoro e massaggiamola come se stessimo impastando, facendo in modo che la parte con l'apertura rimanga verso l'alto. A questo punto prendiamo un pezzo del nostro fil di ferro . Faccio un gancetto in modo che non venga fuori, quindi rimanga bene incastrato nel cotone idrofilo, e lo faccio andare più giù che posso. È il momento di chiudere la nostra zucca. Prendiamo un filo e arrotoliamo . Quindi stringiamo il nodino e adesso stringiamo passando da una parte all'altra, tirando fuori i caratteristici spicchi. Dobbiamo tirare molto molto bene. Taglio il filo in eccesso. Lo faccio passare sotto all'ultimo passaggio, che rimane un po' più lento per forza di cose. Accorcio
il fil di ferro e adesso prendo la carta crespa e sporco tutta la parte del picciolo e anche tutto il gambo in fil di ferro. Quindi prendo la carta crespa e comincio ad adagiarla e piegarla facendo una sorta di plissettatura sopra, quindi piegando su se stessa la carta finché non compie tutto il giro. Comincio ad avvolgerla. Quando mi reputo soddisfatta, taglio e arriccio leggermente. Ed ecco qua la mia zucchetta bella e pronta per abbellire un angolo di casa mia in autunno e se festeggiate Halloween, per Halloween è davvero perfetta. Spero che vi piaccia e che ne riproporrete veramente tantissime, così magari potrete consumare dei palloncini che avete messo da parte, creando delle decorazioni che vi accompagnino per un po' a casa. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Che era un palloncino. Mica solo la fata madrina sa fare traccheggi con le zucche. Anche io, bene, lei le trasformava in carrozze, io trasformo i palloncini in zucche. Rientro nella catena fiabesca. Senza di me niente carrozza. E allora, bene ragazzi, se queste zucchette vi piacciono, createne tantissime per la vostra casa. Sono molto belle perché hanno proprio l'effetto vellutato e se le vedete così macchiate è perché qui per esempio mi è caduto un pezzettino di colla, quindi se le volete fare lucide ripassatele tutte con la colla vinilica e vengono tutte lucide. A me invece piacciono così, un po' opache, macchiate dalle ditate, che danno quella patina tipica delle zucche. Ma non sono bellissime? E allora create tantissime zucche, postatemele sulla pagina Facebook di Arte per Te, vi aspetto numerosi. Vi ricordo il corso di disegno, le iscrizioni stanno per chiudersi, poi non ditemi che non ve l'ho ricordato, eh? Vi aspetto su Facebook, mandatemi un messaggio privato tra i messaggi di Facebook se volete iscrivervi e noi basta, ci rivediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!